Ciao a tutti, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare. Oggi ci è venuto a trovare presso la nostra agenzia il signor Stefano, con il quale siamo diventati nel frattempo amici, ma prima di amici era un semplice cliente, un cliente al quale eravamo stati presentati da delle conoscenze comuni. Aveva l'esigenza di vendere un appartamento di famiglia che per lui aveva un valore affettivo importante. E quindi oggi l'abbiamo chiamato per darci la sua testimonianza sui servizi ricevuti dalla LR Immobiliare, su come si è trovato con noi, se ha dei suggerimenti da apportare. Stefano, allora, hai venduto questo immobile che per te aveva comunque Era la un'importanza. casa dei miei genitori e dove sono nato io e mia sorella. E dopo purtroppo la morte di papà, tra virgolette, siamo stati costretti a venderla. E dopo aver contattato due agenzie immobiliari, un amico comune ci ha presentato. Anche lì, da prima, ho cercato di verificare lo stato dell'agenzia, la persona e verificare soprattutto la dinamicità, perché magari dai mandato da una persona all'agenzia, poi magari passano mesi e mesi e mesi di pubblicità e non riesci a risolvere il problema. Il problema è la vendita dell'appartamento. Invece, devo essere sincero, ho trovato in Leonardo una persona dinamica, pensante in che modo? Cioè, lui ha cercato di vedere questo appartamento anche i piccoli problemi. Parliamo di un appartamento in uno stabile del 1927, quindi urbanisticamente con dei problemi. Lui, un suo architetto, è riuscito a individuare subito, diciamo, dall'inizio, un piccolo problema su una finestra di un bagnetto. Quindi si è subito prodigato a risolvere questo problema. Purtroppo il Comune di Roma si sa che il problema non è nasce oggi e si risolve domani. Lui con l'architetto suo ha preso questo mese, mese e mezzo, è riuscito a risolvere il problema mentre noi cercavamo di vendere. E devo essere sincero, in un paio di mesi siamo riusciti a vendere. Abilità sua, fortuna, un bell'appartamento, mettiamo tutte queste componenti Tutte le componenti sono importanti, certo. importanti e siamo riusciti però ad arrivare alla risoluzione del problema. Scusa se ti interrompo, sicuramente ha giocato una parte importante nella vendita dell'immobile il modo come l'abbiamo presentato, Ah, no? Il servizio di home staging che pure, noi mi offriamo. scordavo questo. Sì, perché tu quando sei venuto a vedere l'appartamento, io ho cercato di liberare una parte dell'appartamento, Però tu ce l'hai dato in una condizione di appartamento abitato e lasciato chiuso ritinteggiato, da un po' di mesi, bravissimo, io ho no? ritinteggiato con colore bianco, eh? Invece tu sei venuto con il tuo architetto, hai Con la cercato di... nostra home stage che è Sì, tu sei venuto con... specializzata. Hai messo delle lampade, un tappeto, dei cuscini, Abbiamo spostato i mobili, hai no? spostato i Abbiamo mobili, hai riorganizzato lo dato con delle spazio. lampade, hai organizzato e devo essere sincero, la prima volta sono entrato dentro l'appartamento dove sono nato io e mia sorella e ho trovato delle cose con un altro occhio riuscire a vedere questo appartamento, ha dato un È stato valorizzato risalto, ha dato l'immobile. risalto per esempio alla sala, alla camera da letto, quindi bellissimo e si vedeva chi entrava la prima volta vedeva delle cose, delle particolarità messe in risalto. Quindi anche i clienti Certo, sicuramente chi venivano entrava la prima colpiti, volta no? veniva Secondo tu che lo colpito conoscevi bene da certe quell'immobile. chicche, certo, delle cose che io vedevo col mio occhio, ma che certo il cliente doveva vederlo con degli altri, con degli occhi Ecco, una cosa diversi. importante, Stefano prima raccontava dell'attività svolta dall'architetto, dall'incaricato, finalizzata a risolvere una problematica urbanistica. Qui è successo qualcosa che succede ormai nel 90% dei casi quando ci danno un immobile da vendere, ossia le persone che vendevano avevano ereditato un immobile dai genitori, i genitori l'avevano comprato anni prima, circa 30 anni prima, forse anche di più. E quando era stato costruito, il costruttore, benché avesse presentato un tipo di progetto, poi in Fatto corso delle d'opera varianti. aveva fatto una variante senza chiedere l'apposita autorizzazione. Noi, come facciamo sempre, al momento del conferimento dell'incarico da parte dei venditori, abbiamo a nostre spese incaricato un architetto, il quale si è recato sul posto, ha fatto un sopralluogo e poi si è attivato per ottenere
la copia del progetto. Sono passati molti mesi perché purtroppo in quel Un momento, paio di mesi, mi sembra. no, di Di più, più. sono passati quasi 4-5 mesi per ottenere il progetto perché purtroppo il Comune di Roma va a singhiozzo, ci sono periodi dell'anno dove è ingolfato e ti dà riscontro in 6 mesi, a volte ti dà 2 mesi, 3 mesi e ti dà le risposte. Però cosa è stata, diciamo, l'aspetto positivo a sottolineare? Che quando poi è arrivata la proposta, trascorso il periodo classico di negoziazione durante il quale il venditore cerca di ottenere il massimo, l'agente immobiliare cerca di evidenziare che quella è una buona offerta e dove possibile si cerca di smussare gli angoli, come si dice in gergo, raggiunto, diciamo, poi l'accordo sul prezzo, quindi quando il proprietario era pronto a firmare perché l'offerta andava bene. A quel punto però la preoccupazione era, oddio, ma se ora io firmo, avendo l'obbligo di vendere un immobile in regola urbanisticamente, non è che mi ritrovo poi con un problema serio, cioè incamero dei soldi, prendo una caparra dall'acquirente e poi dopo non posso regolarizzare l'immobile. Ecco, il fatto dell'architetto Di con il quale, ti muoversi in ricordi, avete parlato durante, no, la fase finale dell'accettazione, quando eravate al momento di accettare, vi ho fatto parlare con l'architetto, l'architetto li ha rassicurati che avrebbe potuto regolarizzare l'immobile perché aveva visto già le carte ed erano carte che consentivano di poter poi regolarizzare l'immobile, che così poi è che poi era un stato, piccolissimo problema, c'è cioè una variante, no? ma Sì. il 1936 costruttori fatto una variante. Tutte le finestre di quei bagni erano posizionate in un certo modo, invece nella realtà erano posizionate in un altro. È una Era un abuso che aveva fatto il piccola difformità, costruttore, ma poi però eravamo dobbiamo. all'interno della città storica di Roma, perché Certo. stavamo parlando comunque in un bel quartiere di Roma, all'interno delle mura, e quindi purtroppo lì se non regolarizzi nel giusto modo rischi poi di ritrovarti una casa che non si può vendere Certo, si può sostanzialmente. rimanere Tra buttata l'altro via. l'acquirente doveva prendere il mutuo, quindi se non si fosse potuto regolarizzare sicuramente la perizia della banca avrebbe avuto un Esito esito negativo. negativo. Quindi diciamo siamo riusciti a risolvere una problematica facendo un intervento di, proprio di studio, analisi e poi risoluzione del problema partendo proprio dall'inizio, non aspettando l'ultimo In effetti secondo. non abbiamo perso tempo perché mentre faceva la trattativa Esatto. Stessa incominciavo. cosa per la problematica relativa alla donazione. L'immobile aveva per una quota una provenienza da donazione. Anche lì abbiamo risolto il problema perché parlando con dei partner assicurativi avevamo trovato una soluzione non costosa per la proprietà che comunque poteva tranquillizzare sia l'acquirente sia Certo. la banca che poi dava il mutuo, così come poi ha dato il mutuo al nuovo proprietario. E quindi anche quello è stato, diciamo, un servizio che ha consentito ai clienti di poter vendere l'immobile senza preoccupazioni, no? Certo. Anche quello della donazione è un aspetto che un po' ci No, ma l'aspetto preoccupava. più importante, devo essere sincero, noi abbiamo già visto qualcosa tramite agenzie, ma abbiamo perso con un mese di tempo, erano venuti due possibili acquirenti. Tu veramente nel giro di 40 giorni ha portato 20-25 visite, che poi una di queste visite è subito diventata acquirente, perché poi abbiamo iniziato questa trattativa ed è Certo, andata a buon fine. certo. Mentre iniziamo questa trattativa è venuto l'architetto, cioè abbiamo risolto anche questi piccoli problemi, che purtroppo in una vendita un pochino grande magari subentrano. Cosa importante, tu tra l'altro, diciamo, sei un cliente, oltre che ora sei diventato un amico, e sei un cliente che ha visto, diciamo, i servizi dell'immobiliare sotto due angolazioni, no? Di Sì. solito il cliente standard ci vede, ci conosce o perché compra con noi, o perché vende con Sono noi. diventato Tu hai avuto la doppia il fortuna, rapporto diciamo è diciamo. diventato da venditore e poi da acquirente. Esatto, perché poi Stefano ha venduto questo immobile, come molte persone, ha deciso di una parte del ricavato da quella vendita di provare a fare un investimento nuovo per la sua famiglia. E in quel caso specifico, però, oltre a vedere con noi degli immobili a libero mercato, si è poi concentrato sugli immobili all'asta. All'asta Allora, qual è stata immobiliare. la tua esperienza da questo punto di vista con Io noi? devo essere sincero, tu e il dottor Mastracchio, Mastracchio. due persone squisite, tutto quello che avete detto all'inizio del nostro rapporto, nel secondo tipo di rapporto, cioè non più come Sull'acquisto, venditore ma come come acquirente. acquirente, tutto si è realizzato perché mi avete
seguito dall'inizio, quindi dall'inizio che intendo dire Dalla scelta nella delle scelta case, della le casa, visite, no? nella Della visita, tutto fase iniziale. quanto col custode immobiliare, poi piano 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 fino all'atto del mutuo mio e in tribunale. Quindi io devo essere non soddisfatto di più che questo rapporto mi avete portato per mano fino ai 4-5 passaggi che ci sono voluti. Allora, su questo ti chiedo la cortesia di, perché poi questo video lo vedranno molti amici che magari vogliono comprare con noi le case all'asta, quindi può essere importante la tua testimonianza. Allora, rispondimi velocemente ad alcune domande che però sono emblematiche del tipo di servizio e della qualità dei servizi che noi diamo. Innanzitutto, noi abbiamo cominciato spiegandoti nei dettagli, no? Certo, Tutta, cioè tu dall'inizio. fin dall'inizio tu non eri molto esperto di aste, noi ti abbiamo spiegato tutta la Tutto procedura quello in che maniera succede, tutto quello che mi trasparente. sarebbe dovuto accadere in questo Prima rapporto. cosa, hai pagato qualcosa per la spiegazione? Assolutamente Hai pagato qualcosa perché sei venuto a vedere con no. noi delle No, guarda, case? facciamo subito presto. Io l'unica cosa che ho pagato al momento finale, cioè io con le chiavi in mano sono entrato dentro casa, quindi con emissione del mutuo. Che avete fatto sempre voi, e poi il custode giudiziario e l'asta, tutto quanto io ho pagato soltanto alla fine quando ho avuto le chiavi dal custode, quindi Allora, non cosa è importante, chi compra la casa all'asta e si avvale della nostra consulenza non ha costi anticipati, non ha costi, viene poi cioè, devo richiesta essere preciso, forse ho pagato le 100 del euro notaio. del Certo, notaio, basta. questa è una giusta precisazione. Allora, l'unico costo che si paga, ma non a noi, al notaio, è il costo vivo per ottenere la procura, con la quale procura l'acquirente o Delega. diciamo colui che vuole partecipare all'asta, dà procura a un avvocato della nostra struttura, il quale parteciperà per suo conto all'asta, ma rispettando i suoi parametri. Tu avevi dato dei Io ho parametri ben firmato proprio, precisi, avevi detto certo. io voglio arrivare come offerta massima Un range su questo da A. appartamento, massimo X. Certo. Non, poi noi lì siamo stati bravi e Ancora, fortunati che ti ancora, abbiamo fatto certo. ancora risparmiare di più Certo. rispetto a quanto ci avevi dato come indicazione. In quel caso, il suo unico costo è stato la spesa per la procura, che è circa 100 euro. Alcuni notai sono 80, alcuni 120, alcuni No, per essere 150, felice, però, 100 euro. insomma, in questo caso specifico erano 100 euro. Poi, ovviamente, qualora lui avesse partecipato a 25 aste, a 40 aste, lui a noi non ci avrebbe dovuto pagare nulla, Avrei soltanto salvo il pagato caso specifico, come è queste successo. 25 lire. Quando lui ha avuto poi l'aggiudicazione dell'asta, quindi quando c'è proprio un documento ufficiale firmato da un giudice che lo nomina aggiudicatario, quindi è colui che ha vinto l'asta, in quel caso viene pagata la nostra parcella, che comunque è comunicata all'inizio dell'attività. Tu la sapevi fin dall'inizio, non è che l'ha scoperta per caso, No, l'abbiamo firmato pure. e abbiamo firmato, quindi tutto in maniera molto trasparente. Ma poi, pagata la parcella, noi ti abbiamo abbandonato, no? Ti abbiamo No, ma seguito poi la cosa è, io fino, diciamo, alla consegna delle non chiavi, avendo no? mai partecipato all'asta, il dottor Mastracchio, o te o che per voi, ha seguito questo iter burocratico dentro questo tribunale perché sono talmente tante le scartoffie da firmare. Io firmavo soltanto i pezzi di carta e voi andavate presso il tribunale a dirimere questa matassa, perché io soltanto io ho avuto due contatti, uno col custode quando ho visionato l'appartamento e il secondo il custode che mi ha dato la consegna Ti dell'appartamento. abbiamo fatto redigere il verbale, ti Io neanche ricordi? all'asta ho partecipato perché avete partecipato voi tramite Certo. questi 100 euro, finito, io non ho avuto nessun tipo di rapporto e nessuna, tra virgolette, perdita di tempo o scocciatura, perché Bene. avete fatto tutto voi, diciamo. Possiamo dire quindi che sei stato doppiamente soddisfatto con Sì. noi, Sì, tant'è vero che si è creata questa amicizia poi. questo video, insomma, ce lo può testimoniare in video tranquillamente. Allora, ringraziamo Stefano per la sua testimonianza. Magari aspettiamo che, non so, venderai o comprerai con noi Per qualche altro la immobile. prossima. Per adesso, insomma, hai dato già Ho già dato. il tuo bel contributo. Siamo contenti che sei rimasto felice e soddisfatto dei tuoi acquisti e della nostra consulenza. Quindi grazie Stefano per aver partecipato e un saluto a tutti coloro che ci seguono. Ciao a Buonasera. tutti.